Bella per voi, ragazzi, qui è Cipolla e bentornati nel settimo, se non sbaglio, sì, nel settimo episodio di Deus Ex Mankind Divided. Allora, a quanto pare sono un imbecille, raga, perché nello scorso episodio, per sbaglio, nell'inventario mi sono tolto le... come si chiama? Le munizioni del mio fucile tranquillante. Cioè, mi sono tolto i dardi tranquillanti, pensando di star togliendo, evidentemente, le munizioni dell'arma stordente. Software furtività, non lo possiamo portare neanche morti perché non abbiamo veramente più nulla. Materiali per creazioni, ispezioniamo un po' qui se c'è roba che possiamo utilizzare. Software di rivelazione, questo lo possiamo prendere. Software breach lo possiamo prendere. Regolatore giroscopico lo possiamo prendere, anche questo. E stiamo rubando un po' tutto al nostro amico qui, Però, allora facciamo una cosa. Mi sistemo un attimino l'inventario e torno subito. Ok, raga, ho sistemato al volo l'inventario. Come potete vedere adesso mi sono tolto la pistola mitragliatrice perché onestamente non è che mi servisse molto ora che ci penso. Sostanzialmente ha le munizioni della pistola normale. Piano olografico, wow. Ma che figata. Mio Dio, che figata. Stavo dicendo, ha le munizioni della pistola normale, quindi non ha... non ha senso. Basta che mi tengo una delle due e ho deciso di tenermi la pistola normale. E poi ho anche, volendo, il fucile da battaglia. Se voglio un'arma più rapida, automatica. Quindi non mi serviva molto. Adesso, come possiamo vedere, ho molto più spazio libero nel mio inventario. La cosa che mi dispiace è che appunto purtroppo ho buttato le munizioni. Volendo potrei andare a raccoglierle se chiamo l'ascensore. Andiamole a raccogliere al volo un secondo, raga. Ok, sì, a quanto pare c'erano. Perfetto, adesso quindi se prendiamo il nostro fucile abbiamo i nostri dardi tranquillanti. Riprendiamo l'ascensore e proseguiamo da dove ci eravamo lasciati, giù nel laboratorio. Adesso, a quanto pare, regà, non abbiamo nessun potenziamento qui. Quindi dovremo mettercelo in questo momento da soli. Ok, abbiamo 12 praxis. Oh mio Dio, come 12 praxis? Va bene. Allora, mettiamoci l'amplificatore sociale perché è uno di quelli che mi interessano di più in questo momento. Ok, e ci consuma 2 praxis. Amplificatore dialettico. Analizza le informazioni raccolte. Sì, come potete vedere, chi se lo vuole leggere se lo può leggere, ma comunque ci consente di manipolare meglio le conversazioni con gli altri. Poi. Ok, hacking mimetico, questo sì. Ok, controllo hacking, questo sì, ci serve. Ok, facciamolo anche col 3, grazie. Per il momento potenziamoci molto l'hacking, regà. Ok, riprendiamoci la visione assistita, che ci fa sempre comodo. Le gambe silenziate, se ci sono, dove sono? Sì, prendiamoci questo e poi questo. Ok, ci rimangono 2 punti praxis. Wow, regà, pensavo veramente che ci potevamo comprare un bordello di roba. In realtà non è che ci possiamo comprare molto. Comunque, controllo della torretta, sì, questo sì. E controllo dei robot, sì, questo ci potrebbe tornare molto utile. Ok, per il momento non abbiamo più praxis, quindi possiamo proseguire. Abbiamo anche sbloccato un achievement e qui c'è una guida. Sì, tutte cose che già sapevamo. Comunque, adesso abbiamo la nostra visione assistita e le nostre gambe silenziate. Perfetto, proseguiamo. Perdonatemi, raga, so che da un punto di vista di video le parti in cui mi devo andare a mettere i vari potenziamenti potrebbero risultare molto noiose, però è anche giusto che sia così, insomma. Allora, ah, ok, qui siamo risbucati dal punto in cui ci eravamo lasciati prima. C'era un muro qui che non ci consentiva il passaggio, se no giustamente era troppo facile, no? Eh beh, certo, mi pare giusto. Apriamo questo. Grazie. Miller, how's that ride to Rizika coming along? I hope this means your orbs are back online, Jensen. Because Plan A fell through, and Fletcher still hasn't checked in. Plan A? Just get to the metro station and call me. Ok.
Dobbiamo incontrarci con Smiley alla stazione Ruzica. Ok. E come missioni secondarie abbiamo anche... Ok, questa che ci interessa molto. Va bene? Anche se è una missione secondaria, questa voglio farla, raga, perché potrebbe veramente salvarci la pelle in molti, molti casi. Ok, questo non lo possiamo spostare. Vediamo se qui non ci stiamo perdendo nulla. Non mi sembra di vedere nulla. No, ok, qui ci siamo già stati. Anche qui, perfetto. Possiamo proseguire. Ah, qui c'è un... una cosa che possiamo ispezionare, ma non c'è nulla dentro. Va bene. Belli questi graffiti, molto alla Bansky. Apriamo. Andiamo. Ok, ragazzi, per prendere il calibratore. Perfect timing. Chang says your private chariot will arrive anytime you call up Razika station on the map. Chang, you had him hack into Prague's public transit company so I can get to Razika? Plan A wasn't working. Perfetto. Quindi per prendere il calibratore dobbiamo andare qui. Direi che possiamo dedicarla, raga, una un singolo video per fare una missione secondaria, ne vale la pena. Farò solo questa, poi per il resto me le farò quando mi rigiocherò il gioco di nuovo da capo in una seconda run. Ok, ci siamo. Siamo scesi dalla stazione, cioè dalla metro. Siamo arrivati in stazione, vediamo un po'. Ci richiedi i documenti? No, grazie. Perfetto. Ok. Andiamo di qui e recuperiamo questo calibratore. Qui non è zona vietata, quindi possiamo starci. Ok, volendo qui possiamo anche violare questi. Volendo. Però no, livello sicurezza 2. Siamo ancora troppo scarsi, li violeremo in futuro. Vai vai, scendi scendi. Ok. Non ci sono nemici nei paraggi, perfetto. Però cerchiamo di non lasciarci comunque nulla alle spalle. Ah, ok, da qui in poi ci sono i nemici, giustamente. Mi pare anche giusto. Però noi non è che possiamo entrare dalla porta principale. Wow, dei chip di credito. Quindi entreremo da qui. Ah, qui che c'è sta? Fa un po' vedere. Oh shit. Stanno i bagni, perfetto. Ok, allora iniziamo a fare le cose sul serio, raga. Lì ci sono decisamente troppi nemici. Lì sopra ce ne sono tre. Cioè due più uno che scende ogni tanto. Perfetto, due sono già fuori gioco. Lì dietro a quanto pare ce n'è un altro. Qui c'è una maledetta videocamera. Vediamo un po' se riusciamo ad andare di qui. Vai. Lo sfascio. Lo sfascio. Munizioni per pistola, chip di credito. Dardi tranquillanti. Oh sì, dardi tranquillanti. Vedete, raga, questo gioco quando iniziate ad esplorare vi dà un sacco di munizioni, un sacco di chip di credito, un sacco di cose. Ora, non fare rumore, gentilmente, e andiamo di qui. Yes. Codice triangolare? Non so che cosa sia.
Usa l'app di Deus Ex Universe per scansionare questo codice triangolare. Ah, addirittura con l'app del telefono. Sono tipo dei codici QR. Non ci posso credere, raga. Veramente non ci posso credere. Ora, questo... No, non abbiamo energia sufficiente per... Ok, adesso sì. Perfetto. Diamoci gli antidolorifici. Il fucile a pompa tattico non ci serve. Lo sfascio. Spaccamindo. Fucile a... No, no. Fucile a pompa non ci serve, quindi buttiamole. Apriamo questo armadietto. Chip di credito, materiali per creazione. Ok, poi dobbiamo anche crearci tutte le varie cose noi con con i materiali di creazione, raga. Devo ben capire. Allora, qui ci sono le fish da poker. Ok. Qui. Chip di credito. Perfetto. Ah, qui c'è il PC di sicurezza. Livello sicurezza 2. Non so se hackerarlo. Ci posso provare, raga, ma non lo so. Dai, proviamoci al volo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ok. Perfetto. Vai. Ok, lo sapevo. Porca miseria. No, scolleghiamoci. Orca miseria, ci hanno quasi scoperto. Vedete, raga, questo è un hackeraggio leggermente più difficile, perché ci scoprono subito. Vedi, oh. No, usciamo. Non ci riusciamo. Ci sono rimasti 3 tentativi. Riproviamoci, raga. Proviamo a vedere. Oh, perfetto, adesso non ci hanno scoperto, bene. Volendo possiamo distruggerlo con il virus. Però no, ce lo rileva, quindi. Porca miseria. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. E possiamo disattivare, come potete vedere, raga, da questi computer le telecamere che controllano tutta l'area. Quindi anche se noi gli passiamo davanti, non ci scopriranno più, ok? Allora, qui valigetta armi. Granata shock, sì, grazie. Granata, sì, buonanotte. Cassaforte. Ok, questo è livello sicurezza 1. Easy. Vai, vai. Porca miseria. L'hanno scoperto subito, però non va bene per niente. Vabbè, ce l'abbiamo fatta lo stesso, grazie. Sblocca. Ah, e ci sblocca la cassaforte, certo, giusto. Qui, che ci sta? Calibratore neuroplastico. Ecco, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo preso. That's great! I'm gonna pencil you in for that optimization procedure. Just as soon as I'm done with this house call. What house call? I got this other client, you know, doesn't like to be kept waiting. Neither do I, caller. Call me when you're ready. Ok, questo è solamente una birra. C'è un fucile a pompa. Bicchieri di alcolici. Ci sono un sacco di alcolici in questo gioco, raga. Non riesco a spiegarmi questa cosa. Veramente tanti, tanti tipi diversi di alcolici. Chip di credito. Ok. Ah, abbiamo anche un nuovo Praxis disponibile, quindi possiamo utilizzarlo. Io lo utilizzerei sempre per l'hacking, raga. I primi punti Praxis vanno utilizzati per l'hacking, assolutamente. Quindi acquistiamoci questo di difesa. È ok. Qui dietro che cosa diavolo c'è? Armadietti. Lo sfascio, come sempre. Hackeraggio. Ah, qui c'è debolezza strutturale. Però non abbiamo ancora il punto per il punto Praxis per sfasciare i muri. Ok. Perché sostanzialmente, ecco, c'era qualcosa che non andava, raga. Abbiamo iniziato il gioco effettivamente con tutti i potenziamenti disponibili, però poi ci sono stati danneggiati. Adesso dobbiamo rifare la scaletta tutta da capo. Allora, questa telecamera l'abbiamo disattivata, come vi ho detto prima. L'abbiamo resa inoffensiva. Qui dietro ci sono due maledettissimi
nemici. Io direi di salvare al volo la partita e provarli a fare fuori, raga. Ok, vediamo se così ci riusciamo. Porca miseria, sono caduto. Perfetto. Che diavolo? Cosa diavolo sta succedendo? Panico? Perché c'è panico? Fine panico 3, 4, 5, 6, 7. Ok, non lo so che cosa sta succedendo, raga. Comunque, munizioni per fucile a pompa? No. Possiamo tornare adesso indietro da Coller, mi sembra si chiamasse. Si chiamava Coller. Questo non lo possiamo togliere. Oh, Jesus. Vabbè, torniamo indietro. Oh, lì c'è del gas. E noi non abbiamo... ce l'abbiamo i polmoni per... No, il biorespiratore non ce l'abbiamo ancora, quindi non ci possiamo passare. Allora, torniamo indietro normalmente, raga. Vai, vai. Non ho idea del perché si sia scatenato il panico, come diceva il gioco. Ma, vabbè. Si vede che l'intelligenza artificiale necessita ancora di un pochino di lavoro. Non è perfettissima, però vabbè. Torniamo da Coller e vediamo che ci dice il nostro amico. Riponiamo l'arma, se no ci arrestano. What are you doing here? Miller sent me to find you. Thought you might have run into trouble. He said that? Did he use those exact words? Because it's not my fault! What happened, Smiley? One minute I'm in there running the show, and the next they accuse me of trying to tamper with evidence. Me! Can you believe that? I would never do that, Adam. Never! It's our crime scene. Exactly. But try telling them that. The minute they went for their guns, I decided it was time to shut up and get out of there. They accuse me of tampering with evidence. They're probably destroying all the evidence there is right now. You know, at first I thought this was about Sonya. Sonya? Sonya who? Oh, just some girl I've been teaching English to. Turns out her husband is a little territorial. You know the type. Smiley. Right. Back to the case. The thing is, I think I found something in there, something big, something that could just blow this case wide open. I just need to get a look at the scan of the blast area, so... Actually, it's a good thing that you're here. I don't suppose you could... Jensen your way in there and grab it for me? Ok, raga, come vedete da questo dialogo, abbiamo finito la missione secondaria, dato che non mi dava altre... cose da fare se non prendere quella cosa che abbiamo preso e basta. Non dobbiamo tornare da Coller, quindi vediamo di finire questo dialogo. It's evidence, Jensen, a 3D mass spectrometer scan of the explosion site. And if I had one more minute in there, I'd have it with me right now and I could find out. But the fact that they don't want me to see it makes me want to see it even more. I'm sure it's important. Ok, scena del crimine. It's a blast site. There's debris everywhere and plenty of cops too. Once you get past the turnstiles and security offices, you should have a clean path to the tourist office where they have the scan. If they don't see you. How many cops are inside? I don't know. Several. They all had guns, so I didn't stop and count them all. There's at least one guy in an exosuit. And my guess is they'll shoot first and bury the bodies later. Ok, continuiamo. Need that evidence. Yes, exactly. That's the spirit. We need it. But you won't be able to just walk in there and ask them for it since you're Interpol and, you know, augmented. After yesterday's attack, they're not exactly fans of the, So where do I find it? The forensic team set up camp inside the tourist agency. Or what used to be the tourist agency.
get to their setup, grab the DSD with the scan on it, and get out. Easy peasy. This could take a while, Smiley. Got it. I'll get out of your way, head back to HQ. Good luck, and, let's not tell Miller about this one, okay? Right. Ok, mi piacciono molto i dialoghi anche in questo titolo, li hanno migliorati un bel po'. Comunque, direi che posso concludere qui l'episodio, raga, come vi stavo dicendo prima, non abbiamo bisogno di fare altro. Cioè, se io metto qui nelle missioni, ok, vado nelle missioni secondarie, non mi dà nessuna cosa di Collar. Quindi, teoricamente abbiamo finito. Vi invito a guardare il prossimo episodio, nella quale andremo avanti ovviamente con la storia principale di Deus Ex Mankind Divided. Salvo la partita al volo. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata. E niente, raga, noi ci becchiamo nel prossimo episodio. Bella per voi.